Bentornato sul canale. Come ho anticipato sulle storie su Instagram, oggi voglio farti vedere come sistemare i cablaggi all'interno del tuo studio e come microfonare la batteria partendo da zero. Ma prima, sigla! Il video sarà molto lungo, ma non avere paura perché ci sono i timestamp per andare al punto che ti interessa con un semplice click. Per cui, senza perdere altro tempo, passiamo al video. Eccoci qua, in mezzo a questa intricata matassa di cavi. Facciamo un po' d'ordine. Questo è appunto il tappeto dove va la batteria. Questa è la scheda audio principale, la Focusrite 18i20, collegata con questo complesso sistema di cavi che va qua dietro, fino alla postazione regia, con questo preamp. Aspetta che te lo faccio vedere, eccolo qui, l'Audient SP800, collegato via ADAT. Ora, entrambi i due sistemi sono connessi con queste due stage box. Questa qui, che va tramite questo cavo dietro, dentro la SP800, e invece quest'altra ciabatta, quest'altra stage box, questa qua, che si sposta da questo lato, entra dentro il battiscopa, gira e arriva qui dietro, dove c'è appunto tutto il serpentone di cavi che entra dentro la 18i20, e questo è il primo step di collegamento. Una cosa molto importante è che, come vedi, tutti questi cavi entrano dentro questo unico ciabattone, chiamiamolo così, questo unico spiralone, ecco, e per poter avere la possibilità di raccoglierli, e io poi li faccio uscire in posti diversi in base alla posizione che mi serve. Ad esempio, da questo lato escono i due timpani, infatti io, come vedi, scrivo qua timpano, e da quest'altro lato invece escono gli altri cavi, quelli che mi servono per il microfono del rullante snare, in questo caso top, del tom, io ne ho uno solo, e poi dell'hi-hat, del Charleston, per andare a finire poi con quello della cassa, che è questo qui, gli overhead di destra e l'overhead di sinistra. È molto importante nominare i cavi, perché sennò poi, quando devi andare a microfonare, in mezzo a tutto il serpentone di cavi che ti sei fatto, ti perdi. Ovviamente negli studi professionali questo cablaggio viene fatto un po' meglio, nel senso che lo studio viene progettato già all'inizio per ospitare gli alloggi e i cablaggi dei cavi all'interno delle mura dello studio. Nel caso mio, che all'inizio avevo fatto questo studio semplicemente per studiare e per poter sentire la batteria in maniera ottimale, quindi l'avevo trattato acusticamente, non avevo pensato a registrare, per cui i cablaggi non c'erano. Mi sono ritrovato così ad avere un sacco di cavi in mezzo ai piedi e a cose fatte non potevo smontare i pannelli, togliere la lana di roccia, bucare i muri, e quindi mi sono inventato questo modo per avere meno cavi in mezzo ai piedi possibile, però senza dover rifare tutto il lavoro da capo. Adesso monto la batteria e passiamo a microfonare la batteria. Come potete vedere, questa batteria non è ancora microfonata e io vorrei, prima di montare i piatti, farvi vedere tutte le aste che utilizzo per microfonare, che sono qui, perché le metto in una determinata posizione, farvi vedere i microfoni che uso e quindi microfoneremo assieme la batteria. Partiamo dal tom. Io utilizzo un Audix D2,
qui c'è la sua staffa. Ti faccio vedere un po' come lo posiziona. Dobbiamo assicurarci che la capsula dista 3 o 4 dita dalla pelle, perché sennò si hanno fastidiosi effetti di prossimità. E poi possiamo scegliere se indirizzarla verso il bordo, se vogliamo un suono ricco di overtone, oppure possiamo spostarla un po' più verso il centro, creando questa posizione qui, con questo cono, per andare a prendere il suono direttamente dal centro. L'importante è appunto creare questa distanza di 4 dita. Passiamo adesso al rullante. Il rullante io lo microfono allo stesso modo con un I5. Mi posiziono qui, in questo angolo. Eccoci. E la cosa importante sul rullante, perlomeno il suono che a me piace, è un suono di rullante che ottengo mettendo il microfono, diciamo, più o meno la capsula del microfono la metto più o meno sul rim, un po' più in dentro rispetto al rim. Non si vede bene così, te lo faccio vedere da qua. Ecco, quindi sta quasi qua, rivolto verso il centro. Potrei anche alzarlo di più e abbassare la capsula in questo modo, però sarebbe troppo attaccato. Allora io me lo metto così e ottengo un suono abbastanza focalizzato sul centro, senza rinunciare agli eventuali overtone. Per il timpano utilizzo sempre un Audix, un D4, e vale lo stesso principio del tom. Posizioniamo sulla sua staffa 4 dita, questo potrebbe essere anche un po' più in basso, e lo posiziono a metà tra una posizione che mi dà la capsula sul bordo e contemporaneamente crea un cono di ripresa che va verso il centro. Per la cassa utilizzo due microfoni, un D6, che è questo qui, e un Shure Beta 27. Il D6 va dentro, mentre il 27 va fuori per la parte sub-kick della cassa. Il D6 lo metto nella sua clip, mi tiro via anche il cavo della cassa, questo lo metto direttamente, perché poi mi viene male una volta che lo inserisco dentro a pluggare il cavo. Lo inserisco dentro il buco della cassa e cerco di posizionare il microfono, da lì non si vede, verso la pelle battente. Se volessi più corpo, magari avendo un solo microfono, conviene mettere il microfono dentro e posizionarlo verso il bordo del fusto, oppure tenerlo a metà qui fuori, così il D6 riesce a riprendere anche il woofer della cassa, cioè la parte più sub-kick. Così riprende molto di più la punta. Anche se il D6 ho potuto sperimentare che è un microfono che riesce ad avere abbastanza sub-kick anche senza un secondo microfono posizionato dentro, davanti alla pelle della cassa. Il Beta invece lo posizioniamo qui. Sempre a due dita, due o tre dita dalla pelle. Converrebbe in questo caso fare delle prove, posizionarli in vari punti e ascoltare la registrazione per verificare qual è il punto che ci piace di più. Come ti ho fatto vedere all'inizio, abbiamo qui i nomi dei cavi e dove vanno. Questo è il Charleston, per adesso lo mettiamo di lato e andiamo a inserire il tom sul tom. Rullante dentro il rullante. Faremo così con tutti gli altri cavi. Quando monteremo il Charleston, questo andrà sul Charleston.
passiamo agli ultimi due microfoni della serie Close Mic, cioè microfoni vicini alla batteria. Il 57, che è il mio microfono preferito. Il 57 lo metto rivolto verso il fusto del rullante per riprendere il rullante anche dal punto di vista del corpo dello strumento, e poco sopra la cassa, in modo da riprendere la punta della cassa. Sempre parlando di rullante, questo microfono è quello che io utilizzo, è un'ottava, è quello che io utilizzo per riprendere il suono della cordiera. Qui c'è l'asta, questo microfono va verso l'alto e deve andare sempre più o meno a tre dita dal fusto. Da questo lato io ho la cordiera, quindi praticamente sarà rivolto in questo modo. Passiamo agli overhead. E qui abbiamo essenzialmente due problemi. Il primo, che mi si è scaricata la batteria del lavalier, quindi senti il microfono del telefonino, scusami. Il secondo, la scelta registica di mettere la telecamera storta perché volevo sembrare Batman negli anni 70. Io utilizzo gli ADX51 per completare la serie degli Audix che ti ho fatto vedere prima. E prima di iniziare a fare questo lavoro in studio, credevo che gli overhead fossero proprio panoramici, cioè servissero per riprendere il suono dei piatti. In realtà ho capito che si chiamano overhead perché riprendono tutta la batteria. Difatti quello di destra crea un cono che va a riprendere tutti gli strumenti che stanno qua sotto, quindi non soltanto in questo caso quando lo monterò ride e crash, ma anche il timpano e anche un po' di cassa. E dall'altro lato Charleston, Crash, Tom e rullante e sempre la cassa. Questi due coni che si creano rappresentano la parte più importante della microfonazione della batteria e della ripresa, perché ti danno l'idea del suono di tutta la batteria. Ecco perché non ho montato i piatti, per sottolineare quanto non siano microfoni da piatti, ma per tutto lo strumento. Però, per far funzionare gli overhead come si deve, la distanza che devono avere dal rullante, che è il punto diciamo mediano al centro della batteria, deve essere la stessa. Come fare? Te l'avranno fatto vedere in milioni di altri video, ma io te lo faccio rivedere. Prendi un cavo, lo poggi al centro del rullante, lo tendi fino alla prima capsula. Questa stessa distanza te la devi riportare qui. Questo forse è un po' più in alto. Bisognerebbe essere in due per farlo bene, ma mi raccomando, è una cosa molto importante per avere la giusta dimensione della spazialità e l'immagine stereofonica della batteria. E adesso passiamo ai microfoni della Room. Se non sai di cosa stiamo parlando, ho fatto un video che ti lascio qua in nota su YouTube dove ti spiego bene che cosa sono i microfoni della Room e perché sono molto importanti. Vattelo a guardare. Io ne utilizzo due, questo qui vicino al muro, la KGD3006. Come vedi è quasi attaccato al muro. E poi l'altro microfono è l'ottava, messo sulla bass trap, che guarda verso la batteria, fondamentale per avere un grosso suono di batteria e di cassa. Ti faccio vedere proprio dalla prospettiva del microfono. Il microfono sta qui, davanti alla mia bass trap, e va a guardare proprio la cassa della batteria. Scusa, ma in che posizione lo metto il microfono sul Charleston? Come vedi, il Charleston è microfonato con questa posizione. Il microfono non è esattamente sul Charleston, ma è posizionato un po' storto, un po' più verso l'esterno. Perché? Perché in questo modo evitiamo che il microfono, che ha sempre un cono che diciamo è stretto e si allarga, è stretto vicino alla capsula e si allarga verso lo strumento, evitiamo che il microfono vada a riprendere troppo degli altri strumenti che sono vicini, come il tom o il rullante. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che questo video ti interessava particolarmente o che sei un affezionato al mio canale, quindi ti ringrazio. E ti ricordo che cliccando qui ai lati potrai vedere altri miei due video. Se invece clicchi qui al centro, se non sei ancora iscritto, puoi iscriverti al mio canale. Seguimi su Instagram e Facebook, leggi i miei articoli sul blog diventarebatterista.it e lasciami un bel pollice in alto che mi renderebbe davvero molto felice. Se lo fai sei un grande, io ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!